Buongiorno a tutti e benvenuti su Scudoré. Oggi vi parlo di un appartamento sito nel centro di Chiavari. Rimaniamo a pochi metri dalla passeggiata del centro, ma soprattutto molto vicino alla passeggiata a mare e quindi anche alle spiagge. L'appartamento è un appartamento composto da 3 camere da letto, soggiorno e cucina abitabile, più un ampio terrazzo e ancora un giardino di proprietà nella parte esterna. Per quanto riguarda il giardino esterno, che è quasi una parte decorativa dello stabile, sarebbe interessante fare un progetto per avere un posto auto. Stiamo adesso visionando il bagno, abbiamo visto precedentemente la camera più grande, quella patronale, e proseguiamo su questo corridoio per vedere la seconda camera. Lo stabile è uno stabile decoroso, non è un grande stabile, è un piccolo stabile, tenuto molto bene. E la particolarità di questa casa è che dalla parte da dove andiamo a entrare dallo stabile è un piano rialzato, mentre dalla parte interna risulta un primo piano. Entriamo adesso nella terza camera da letto. E come vedete le camere sono comunque delle belle camere, ben squadrate. Ovviamente non è, anche se abbiamo un letto matrimoniale, non ci sta un seante in questa camera. Sono più piccoline le altre due camere da quella patronale. Ecco, questa invece è la cucina abitabile, che non è grandissima, ma come vedete si può mangiare comodamente in 3, massimo 4 persone. Ma poi soprattutto sia dalla cucina che dal soggiorno si va poi sul terrazzo, che adesso andremo a vedere, che è un terrazzo veramente molto molto spazioso. Ecco, questo è il terrazzo, abbiamo anche l'acqua esterna e è un vero terrazzo, non è un balcone. Ecco, qua si può mangiare tranquillamente anche 8-10 persone, non ci sono problemi. Lo spazio di questo terrazzo è reale, anche perché consideriamo che un terrazzo deve superare i 2,5 metri di larghezza per essere un terrazzo, e qui vengono superati alla grande 2,5 metri. Ecco, entriamo nel soggiorno. Come avete visto, una casa tenuta molto bene, con un bel granigliato di marmo, un tappeto di granigliato di marmo in tutta la casa. È tenuta, ripeto, in ottimo stato, però ovviamente ci sono dei lavori da fare. Con questo noi abbiamo terminato. Io vi ringrazio di aver visto questo video con Scudoré e alla prossima.